buongiorno. Ciao ragazze. Voglio incoraggiarli, sti ragazzi, fai il governo. Con la cravatta verde. E certo, è l'unico, l'unico modo che ho. Teme le urne? No, le urne non le temo, le ho affrontate già una decina di volte, tra 10 e 11 fa poca anche differenza. Nella prossima legislatura. Non c'è problema, ragazzi, come fa? Ma come posso abbandonarvi? Ma se vi abbandono, voi non potete più andare avanti da sole. Non tutti possono stentare la sicurezza di Pier Ferdinando Casini. L'ipotesi di voto anticipato per i parlamentari, soprattutto per quelli di prima nomina, si traduce in rischio concreto di perdere quanto conquistato il 4 marzo. Un posto in aula e uno stipendio da 12.000 euro al mese. La Lega non è un movimento di poltronare, non c'è problema. Per altri movimenti avrei qualche dubbio. Dei nostri? Spero proprio di no, ecco, però siamo... Pur di mantenere la poltrona. Chissà. Chi la rieleggerebbe? Non lo so, vedremo. Ci sarà qualcuno che pur di non perdere il posto si muoverà di conseguenza? Ma è possibile, non possiamo escluderlo, l'animo umano insomma è debole. Ma lei avrebbe paura, diciamo, di perdere la poltrona? Vai. Scusi, intanto se glielo chiedo dovete, così brutalmente. Dovete imparare ad essere educati, rivolgersi così ad una persona che cerca di fare il suo dovere è una cosa offensiva. Lei ha paura di perdere il posto? Già si sta muovendo. Ma nella maniera più assoluta, non è neanche detto che mi voglia ricandidare. No? Le è bastato, serata. Questi due mesi le sono bastati. Buona serata. Però insomma ha preso lo stipendio senza un grande lavoro, diciamo. Io lo chiedo, lei l'ha preso lo stipendio? Io l'ho preso. Di questo mese, insomma. Beh, lo prenderò lo stipendio. Chi sostiene che sarebbe insomma sensato rinunciare a questa indennità visto lo stallo politico, visto che non si è lavorato più di tanto? Beh, non si è lavorato, ma dipende. Io per esempio ho presentato diverse proposte di legge. No, non dico di non fare niente perché bisogna ambientarsi, capire, non è tempo perduto. Stiamo lavorando intorno ai tre giorni a settimana sicuro, fisse abbiamo le nostre sei ore, sette ore a volte, tre ore la mattina e tre ore il pomeriggio.